piace Sassello, mi piace la campagna. Faccio diversi tipi di formaggio, faccio la raviola, formaggetta di sfoglia. La più fresca, diciamo. Sì, fresca, la faccio cremosa e arrivo fino al secco da grattugiare. Poi faccio tomini, quelli da mettere sotto olio, non quelli con la crosticina, tipo il tomino sulla piastra. E poi faccio un formaggio che viene scolato in questi teli appositi che ti avevo già parlato, sì, che scola tutta una notte, invece di essere salato esternamente, viene salato internamente. Poi vabbè, faccio formaggio con le spezie, in combinazione, e che va tanto anche questa formaggetta con le nocciole. Ogni formaggio ha un nome di un monte o di una zona, principalmente di un monte. C'è quella fresca, poi abbiamo la Daiva, della cremosa, i Tomini della Donda, che è una zona proprio qui sopra, che tra i monti c'è questa radura con una specie di cascinale molto carino che a me piace molto, la ricordo. Commercializzo principalmente nella zona qua, non è che mi allontano più di tanto, arrivo fino a Genova. Anche alcuni ristoratori, alcuni addirittura chiamandoci cliente che vengono qua, poi provano, sai com'è. Poi dopo Natale tipo hai un calo di vendite perché fino dopo dicembre ci andiamo tutti. Però poi ti gratifica il fatto che il prodotto piace e scopri il successo, ecco. La cosa più bella, cioè, quando fai questa scelta vedi la gente che è contenta, che lo compra, che lo assaggia e che gli piace. Questo è la cosa più bella. Cioè, sì. Ho fatto tante prove, ti dico la verità. Tante. Ci sono state anche tante delusioni, perché all'inizio sembra... Poi la dose corretta la trovi col tempo, nel senso. Quella che ti va bene a te. Poi ognuno fa il suo metodo, ci mancherete. Io so che tutti sono andate da diverse persone che producevano, anche da dei corsi, perché è molto importante anche la pratica. Per tutte le capre, fanno un prelievo annuale su tutte le capre, vengono a controllare comunque che abbiano chi voglia tutte le orecchie, che siano in regola, perché comunque noi che produciamo dobbiamo essere in regola tutto altro, normale. Mangia nella mangiatoia, mangia fuori. Ciao piccolini, volete venire a casa? Vuoi via? È una delle prime, è partita con me, con tutta questa avventura quando ero incinta, quindi non... Lo so, se finché sta abbastanza bene la tengo. Mammelle, controllare che non ci siano anomalie nella capra, quindi mastiti, qualsiasi cosa, molto importante. Quindi per Natale vedere una cosina a forma di cuore, magari uno è più ispirato a comprare quella rispetto a una robiola normale, perché comunque da regalare è qualcosa di particolare. La nocciola è una cosa che va perché è un'occasione speciale, magari uno la prova, poi piace, che ne so. Oppure per Natale è una cosa più ricercata, che la rubiera normale. Coraggio cerchiamo di farcene più possibile. I primi anni meno, perché comunque io per i bambini tipo tutto il resto, si fa un po' quello che si può, diventa un po' difficile. Poi l'anno scorso invece sono riuscita a farmene parecchio. L'ho comprato, lo compro sempre, l'ho acquisto. Il mangime, il fioccato, quello che è, quello ha un costo, sì, ovviamente. Facevo un misto di fioccato e mangime, poi il fioccato, il produttore del fioccato ha smesso di produrlo e mi sono improntata su questo fioccato qua, perché comunque ha una qualità, anche su il mangime qua che ha una qualità maggiore, ma io lo vedo, che quando loro mangiano questo non lo producono maggiormente, quindi è meglio spendere un po' di più e avere qualcosa di più, capisci? Anche il formaggio secondo me è diverso, che in base a quello che mangiano comunque è un po'. In primavera il formaggio è diverso dall'autunno di inverno, anche come consistenza e tutto. Un po' perché fattolo libero mangiano un po', mangiano diversamente rispetto a un formaggio secco e pistaccio. Utilizziamo mangimi comunque super controllati, fanno anche controlli LASL sui mangimi, quindi certificati sicuri. E sento loro che li sento quando nascono, cioè, senti che chiamano la mamma, non lo so, queste cose qua, quando tutti questi piccoli che ti inseguono, perché poi non li allevi artificialmente.
imparare, vedere, gestire gli animali in una maniera differente, vedere cosa producono anche, perché a volte ti danno degli spunti, cioè io non so, sono andata, poi c'è quello che piace meno, c'è quello che non ti piace di più, prendi uno spunto di qua, uno spunto di là e tutto arricchisce.